Sono tre, almeno, forse qualcuno di più, della centrodestra, e certamente Giorgia Meloni. Buonasera, Presidente, buonasera, che buonasera quelle ore le ha vissute intensamente. Io adesso, poi parleremo anche di quelle ore, di che cosa è successo, insomma, serve fino a un certo punto saperlo, ma la cosa che io le dico, un elettore di centrodestra che vede ora Quarta Repubblica e che per la prima volta pensava che ci potesse essere un presidente di centrodestra, dice, ma che avete fatto? Poi dopo, io capisco che lei può dirne una cosa, Salvini ne può dire un'altra, il movimento di Berlusconi ne può dire un'altra, i centristi un'altra cosa, ma lei non pensa che la vera domanda che oggi si pongono gli elettori di centrodestra è che avevate una possibilità, non elevatissima, ma ve la siete giocata? Sì, è esattamente la ragione per la quale non intendo fare buon viso a cattivo gioco, perché ci sono delle responsabilità molto chiare in quello che è accaduto, Porro, nella sinistra sicuramente, ma anche nelle scelte che hanno fatto alcuni nel centrodestra. Perché quello che mi ha insegnato questa settimana è che è esattamente come noi avevamo dichiarato, c'era la possibilità reale di eleggere un presidente della Repubblica che non fosse di sinistra. E eleggerlo non è una questione di dire, provare a eleggerlo, fare tutto quello che si può per eleggerlo, non è semplicemente la questione di dire è mio, no? Come fa la sinistra, il Presidente della Repubblica lo devo eleggere io. È un fatto proprio di rispetto della maggioranza degli italiani che votano centrodestra e che si sentono dire dalla sinistra che non esiste tra quelle decine di milioni di italiani uno abbastanza adeguato per ricoprire la massima carica dello Stato. È quello che io intendevo, però, onorevole Meloni, quando la gente guarda la politica e non vede sempre i talk show, poi però attribuisce la responsabilità un po' tutti quanti voi del centrodestra. Vabbè, perché ma non grande, vi siete messi da... Però scusi, questo è il grande errore degli italiani. Dobbiamo un po' bisticciare questa sera, non si arrabbi con me. Io mi assumo le mie responsabilità e voglio dire, mi dispiace, anche io mi sento oggettivamente, non è che sia felice di come, sono andate le cose. Io avevo 63 delegati, per chi ci guarda a casa i delegati sono 1.800, Fratelli d'Italia contava il 6,3% nell'elezione, ma le garantisco che ho fatto tutto quello che potevo fare e se vuole ne parliamo, perché si può raccontare questa vicenda. Cioè noi avevamo di partenza tra i 450 e i 460 voti. 451 ne avevate. Perfetto, su un'assemblea di 1.800. Vuol dire che tu non puoi eleggerlo da solo, ma hai il pacchetto, diciamo, di maggioranza relativa, sei quello che in teoria dà le carte. Qual è la condizione per darle le carte, Porro? Dimostrare che sei compatto e determinato. È questo che non la faccio c'è subito stato. Arrabbiare, ma lei come fa a far vedere che è compatto il centrodestra? Semplice. Se lei fa una candidata come Crosetto che riesce ad avere addirittura più voti di voi alla, a, ma questa è un'idiozia, scusi, no, sì. Non un'idiozia, perché no, ma lo chi dica, dice ma si no, perché è un'idiozia, no, no, perché chi dice io. Che questo dica allora, a me che è un'idiozia. Io sono andata a tutte le riunioni di centrodestra, sì. Le facevamo tutte le mattine e tutte le sere, chiedendo una cosa sola, sì. Signor, questo che le sto dicendo, cioè, guardate, noi prima ancora di trattare facciamo le nostre rose eccetera, ma quando tu a sinistra ti ritrovi uno, Enrico Letta, che ti dice tutti i candidati di centrodestra faranno la fine di Berlusconi, sì. Frase secondo me di una infelicità tragica che però tradisce, diciamo, come questi della sinistra si sentono sempre superiori a tutti gli altri. Io ho detto, noi per essere davvero forti in una trattativa dobbiamo dimostrare che quei voti che abbiamo sulla carta li abbiamo anche in aula, perché quando si parlava con gli altri qualcuno diceva sì, vabbè, voi dite che siete 4,50, ma poi quello vuole andare ragione, da... E avevano ragione, onorevole Meloni, non esatto, eravate 4,50. Esatto, esatto. Io ho chiesto dall'inizio, scusatemi, andiamo in aula, votiamo su un candidato nostro, dimostriamo di avere i nostri 451 voti. Erano di più. Se fossimo stati compatti sarebbero stati molto di più. E poi trattiamo. Non si è voluto fare. Io ho chiesto di farlo alla terza votazione, quando ancora tu non eleggi perché ci vogliono i due terzi, quindi in una elezione serena, non quando si va alla conta dalla quarta. Dimostriamo di avere quei voti e poi andiamo con la nostra forza a dire all'altro... Io sono quello che ha più voti. Avreste trovato i franchi tiratori anche nella terza votazione, come è avvenuto con la Casellati nella quarta. Nella quarta votazione perfetto, dovevate avere 450 perfetto, voti e ne ha avuto 380 perché allora, i centristi perfetto, hanno... Poi lo abbiamo verificato. Ma allora questo è un problema per me. Perché siccome i franchi tiratori non stavano dentro Fratelli d'Italia,
Porro, stavano da qualche altra parte. E siccome ma lei è sicura? Sì. Come fa a esserne sicura? Perché ne sono sicura. Anche Salvini è sicuro dei suoi 208? Siamo sicuri. Sia lei sia Salvini siete sicuri che poi avete alla votato... Alla Casellati sono mancati i voti di Cambiamo e i voti in Forza Italia. Lei non sapeva lo che... Lo chieda alla Casellati. Sì, glielo chiederò quando la sentirò, però le voglio chiedere... Lei non lo sapeva prima che Forza Italia, una parte dei centristi, non avrebbe votato e quindi... conveniva trattare prima di indebolirsi? Io col senno di poi no, sono buoni guarda, tutti, no, eh? Allora, però... all'inizio no, all'inizio hanno detto tutti siamo col candidato di centrodestra, ma per questo, scusi, io avevo chiesto votiamo in terza per dimostrare quando che abbiamo c'è bisogno del 66%, 700%. Perché era più facile dimostrare quei voti. Se tu li dimostri nella terza votazione, Guido Crosetto, che ha preso 115 voti, esatto. Alla quarta votazione probabilmente non avrebbe preso 115 voti, perché la terza è una votazione serena, ancora c'è un clima. Nessuno elegge presidente. E quindi nessuno avrebbe fatto mancare dei voti perché magari aveva stretto un accordo con qualcuna. Non si è voluto fare. E io ho detto, guardate, non lo volete fare alla terza? Alla quarta ci dobbiamo contare, perché altrimenti questa partita è già finita. Ma lei ha dichiarato un'agenzia dopo Crosetto, ha detto adesso fate un nome e lo votiamo alla quarta. Però sì, temo, io glielo dico fuori dai denti, che lei sapeva che si sarebbero andati a schiantare, perché tutti nella politica romana dicevano, guardate che Forza Italia non regge sulla Casellati. Io non lo sapevo, che voglio dire, che ci si sarebbe andati a schiantare, perché sì, io sono una persona abituata a fare quello che dice. E mi aspetto che gli altri facciano la stessa cosa. Siccome a me non è... Io non capirò mai la ragione per la quale un parlamentare eletto con i voti della gente di centrodestra voglia arrivare a un candidato di centrosinistra. Per me è una cosa folle. E quindi io la devo andare a vedere. Volevano Casini, lo sa benissimo. E Casini lo considerava, Casini lo consideravano un candidato accettabile. Casini è stato eletto nel PD. Ma anche nel partito, nel Popolo della Libertà. Anche lei la conosce. Nel la faceva... Popolo della Libertà 10 anni fa. Ma per carità, io Casini c'ho rispetto della persona. Ma non mi puoi dire che uno per essere presentabile deve essere almeno transitato per il PD. Questo è un racconto al quale io non mi piegherò mai, Porro. E se ci sono parlamentari di centrodestra che ritengono che per essere presentabili si debba essere del PD, e allora credo che abbiano un problema. E avete fatto una figura migliore candidando e eleggendo Mattarella. Lei non l'ha io votato. Io non l'ho eletto, ma Mattarella sono convinta che ci fossero molte altre strade. Quali? La strada, per esempio, di una candidatura neutrale. Ma non c'era, non gliene bocciavano tutte. Scusi, l'abbiamo fatta noi la cronaca. Ma guardi che se Belloni non era una candidatura assurda, eppure, a parte le questioni che ha posto Renzi, i servizi segreti, lei dicono che fosse non anche d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che fosse una candidatura, che non potesse passare. Poteva passare come? Lei l'ha visto com'era nervoso Renzi la sera prima? Sì. Lui si è chiesto era arrabbiatissimo. Si è chiesto perché era così. Ho capito, così ma nervoso. Poi il PD si è spaccato sulla Belloni e mi ha fregato. I numeri c'erano, certo. Non si è voluto fare. Perché? Non si è voluto. Ah, io questo non lo so. Si è preferito Mattarella, è quello che mi manda i matti. Perché io tra eleggere un presidente della Repubblica, io vorrei un presidente della Repubblica di centrodestra, dopodiché, se non lo posso eleggere di centrodestra, ne voglio almeno uno che sia neutrale. Il caso della Belloni era il caso di un funzionario dello Stato, una donna, una persona molto capace, con la quale tutte le persone che hanno lavorato, quale tutti hanno stima. Cioè, era il nessuno. Chi l'ha bruciata la Belloni? Beh, l'hanno bruciata quelli che si sono messi d'accordo su Mattarella. Dopo aver detto tentiamo. Ma no, si mettono d'accordo su Mattarella perché il Partito Democratico ritira la sua fiducia alla Belloni una volta che ha fatto la... Scusi, Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia. E lei avrebbe fatto un presidente con questi tre movimenti, avrebbe detto andiamo avanti? Secondo me se si fosse andato in aula in questa situazione, chiunque si fosse provato a portare seriamente al voto aveva ottime chance. Bene, questo diciamo è il passato. Tentativo, poi magari non su Elisabetta Belloni perché... E diciamo non avrei messo Elisabetta Belloni per la posizione che ricopre in una situazione così complessa, ma diciamo prima di arrivare a Mattarella, che intanto ricordo un presidente della Repubblica del PD, in secondo luogo con la forzatura costituzionale di rimettere dopo sette anni un presidente, ma prima di arrivare a Mattarella io credo che ci fossero mille altre strade. Scusi, Gianni Letta non era onorevole meglio Meloni, quando, e l'onorevole Tajani, l'ho visto in un altro programma televisivo, ha detto quando abbiamo riproposto Berlusconi alla Meloni, a un certo punto la Meloni ha detto per carità mai Berlusconi, è vero quello che mi ha detto Tajani? Cosa, io dopo alla quinta votazione, ho chiesto di votare in terza, non hanno voluto votare, ho chiesto di votare in quarta, non hanno voluto votare, alla quinta avevamo detto uno dei nomi della rosa, arriva Tajani e dice Berlusconi, qualcuno chiede di rivotare Berlusconi, e dico ragazzi ma di che cosa stiamo parlando? Berlusconi una settimana fa ha mandato un comunicato
stampa dicendo che si ritirava dalla competizione. Beh, ma se Tajani adesso diceva che sarebbe stato candidabile, vuol dire che ci avrebbe provato. Berlusconi avrà parlato Tajani con l'onorevole Berlusconi. Ma io questo, guardi, non lo so sinceramente. Non lo so se ci aveva parlato oppure no. Io credo che il problema fosse tentare di non far vedere che c'era un problema. Perché c'erano, diciamo, parlamentari che si fanno eleggere col centrodestra ma poi preferiscono stare col centrosinistra. Lei veramente pensa che non si pensi la stessa cosa riguardo lei, cioè che Berlusconi per una parte del centrodestra non va più bene? Sono stato molto esplicito. Guardi, Porro, non adesso è solo lo Fratelli spiego d'Italia, anche a lei. Eh? Adesso lo spiego anche a lei perché... L'ha già spiegata qualcun altro? Io sono una persona molto chiara. Quando io ho dato l'ok alla candidatura di Berlusconi alla presidenza della Repubblica, non l'ho fatto per deferenza o per sottomissione. Guardi che io a Silvio Berlusconi nella mia vita non devo niente. E nessuno pretendeva. Io non devo niente, quindi non c'è la deferenza, la riconoscenza. Io ho fatto una scelta politica in quel momento e lo dissi a Berlusconi, perché guardi, Berlusconi sa bene che io sono l'unica persona, una delle pochissime, che frequenta, che quando deve dire un no, lo dice in faccia. Certo. Non è che dice sì e poi dietro dice oh, ma no, io sono fatta così. Perché avevo fatto quella scelta politica? Esattamente per la ragione per la quale oggi sono arrabbiata. E cioè che io ritengo che il centrodestra e le persone che in questa nazione non sono di sinistra abbiano il diritto ad essere trattate esattamente come le altre. La sinistra aveva candidato Romano Prodi, che poi non gli passò, ma l'aveva candidato, era presentabile Romano Prodi, era stato il loro Presidente del Consiglio, sì, e allora doveva esserlo anche Silvio Berlusconi. È un fatto di rispetto dei cittadini che ci votano. Per questo io ho detto sì alla candidatura di Silvio Berlusconi, e le potranno testimoniare che Fratelli d'Italia è stato un partito leale fino a quando Berlusconi ha detto lui, io ho deciso di non partecipare a questa competizione, non gliel'abbiamo mai chiesto noi. E se io avessi ritenuto che non andava candidato Berlusconi, gliel'avrei detto, perché non ho di questi problemi, chiaro? Quindi io sono stata estremamente leale con il centrodestra, come sempre. Mi dispiace che anche questa volta si è preferito, perché il punto qual è? Diciamoci la verità, Porro. Il punto è un altro. Il punto alla fine è che questi partiti devono scegliere tra l'alleanza di centrodestra e l'alleanza di governo. E alla fine scelgono l'alleanza di governo. Cioè loro, tra scegliere Fratelli d'Italia e il PD, alla fine scelgono il PD. Questa è la realtà delle cose, di come sono andate le cose. Io invece ho sempre scelto loro, forse sbagliando. Perché non è centrodestra alla fine, no. Qual è il centrodestra? Quello che vota la legge elettorale proposta dal PD? Quella che te va al governo col PD? Quella che ti elegge il Presidente che ci della Repubblica tutti del noi, PD? Però, no, Meloni. Capito, lo chiede lei, guardi, me lo chiedo anch'io però. Ho capito, oggi ho letto sul mio giornale, cioè il giornale, guardi che cosa ha scritto Salvini. Le leggo soltanto un pezzettino di Salvini. Oh. Personalmente ho la coscienza pulita. Al di là degli insulti e delle critiche che ho subito, ho messo la faccia per proporre soluzioni di prestigio che a sinistra hanno bocciato sistematicamente. Non mi abbatto e rilancio. Io rispetto chi ha detto no al governo di unità nazionale, no a Draghi e l'altro ieri no alle elezioni di Mattarella. Ma non capisco la scelta di attaccare gli alleati che hanno maturato una decisione diversa. Evidentemente Salvini si riferisce a lei su questo, però io voglio entrare nel merito delle questioni perché io sto pensando agli elettori a casa. Sa che cosa che io non capisco? Sì. Noi in queste giornate di queste riunioni al centrodestra, molto assidue, e nell'ultima riunione che abbiamo fatto, sì, eravamo tutti d'accordo solo su una cosa. Il no alla rielezione di Mattarella. Ricordo che io ci ho scherzato sopra. Perché si diceva e Casini e Draghi e Belloni, Pinco Pallo. A un certo punto Mattarella, no. Io ho detto ragazzi... Chi è che diceva no? Tutti. Ma mi faccia i nomi, voglio capire chi è che diceva tutti. Lega, Forza Italia, Cambiamo, Centristi, Fratelli d'Italia, tutti. Tant'è che io scherzai, poi dicono non è vero, guardi la prossima volta chiederò, se mai ci dovessero essere delle altre riunioni chiederò il VAR, ma no. Ok, in queste riunioni. E tant'è che io scherzando dissi, ragazzi ma nella scheda non è che noi ci possiamo scrivere no Mattarella, quindi bisogna passare a una proposta. Questa no? È l'ultima riunione del centrodestra. Questa è l'ultima riunione del centrodestra, adesso me li ritrovo tutti entusiasti per la... rielezione di guardi, Mattarella. Posso dire una cosa, entusiasta qua c'è poca gente. Che dicono la mia proposta, quegli altri dicono la stabilità. Entusiasti cioè, sono i parlamentari che si sono garantiti 12 mesi. Io trovo che tutto questo sia oggettivamente imbarazzante, che lo sia per la nostra gente. Io ho trovato, cioè, un sacco di gente mi ha scritto grazie per non farci sentire soli. Questa cosa mi ha colpito, no? Cioè di vedere che tu combatti, vincono sempre loro. Però vincono anche grazie a quelli che li dovrebbero rappresentare.
Che devo dire? Che sono contenta? Non sono contenta. No, ma si figuri se deve dire che è contenta. Mica siamo qua a dirle che e è contenta. Non sono contenta, se ci avessi sentito a noi durante la diretta. Noi avessimo avuto dei partiti, adesso io non voglio dire, però i voti di Fratelli d'Italia ci sono stati sempre, ok? Quindi io sono, ringrazio Dio per questo e ringrazio i parlamentari i Fratelli d'Italia. Io ho la fortuna di essere l'unico presidente in questa vicenda di partito che non stava lì con le beghe interne, con quelli che ti votavano contro, eccetera. Però posso parlare da persona che comunque ha un partito granitico, che quello dice e quello fa. Ma mi fa impazzire che meglio noi avevamo Casini di Mattarella, mi risponda a questa persa. Domanda, perché Salvini in realtà si era trovato davanti a un burrone, dice lui. Questi facevano Casini per noi non era possibile, è vero anche per lei che io Casini... Io insisto, no, per me Casini non andava bene perché Casini è eletto, come ho detto, Matteo, è capolista le a Bologna. Le ho spiegato prima che c'erano altre soluzioni, secondo me. C'erano altre soluzioni. La Belloni ci fosse stato un po' di coraggio. Non è così, mi scusi. Non è così, mi perdoni, Porro, non è così. Me l'ha bocciata chi Renzi? Ma che decide Renzi? Scusi. Una parte del Partito Democratico e Di Maio che esce con una dichiarazione. Ma lei non si preoccupi. I numeri, se si fosse anche gestita in maniera diversa, c'era una possibilità. Ma le ho fatto un altro nome. Le ho fatto prima un altro nome. Perché non abbiamo tentato prima di arrivare a Casini? Sa quanti altri nomi c'erano di centrodestra che potevano trovare un minimo di attenzione anche nel centrosinistra? Ma lei pensa che Salvini non ha voluto fare eleggere uno di centrodestra? Non penso che Ma Salvini abbia fatto un accordo col diavolo. Perché. Sta peggio lui di lei, scusi, oggi, lo sa che sta peggio lui. Guardi, sta peggio lui. Non mi metto... Ma io infatti non la capisco. Secondo me è folle quello che ha fatto Matteo Salvini. È folle per lui, non per me. Appunto, è folle, c'è una cosa che io non ho capito. Anche perché eravamo d'accordo sul fatto che la rielezione non Mattarella aveva, era fosse davanti a un burrone l'ultima. E il burrone era Casini per lui. Scusi, non è davanti il burrone. Prima del burrone c'erano... E tra l'altro, una delle ultime volte che io ci ho parlato al telefono, lui mi ha detto, Gio, ma tanto ci sono ancora delle cose che possiamo fare, ok? Ce ne sono altre. Vi siete più sentiti da quel giorno? No. Si è un po' offeso perché dice, la penso personale, ha visto che cosa ha scritto sul giornale, ha detto, uno può dire che abbiamo condotto... Guardi, io non do mai giudizi personali, non ho trattato male, oggi mi trovo i capigruppo della Lega che dicono che la nostra è un partito estremista, si figuri, no, ecco, cerchiamo di essere seri. Io non ho dato giudizi personali, non mi permetto di giudicare le scelte che fanno gli altri. Posso dire di essere delusa. Vabbè, certo, per il merito e per il metodo, perché io che ero... Tra l'altro molto contenta, le dico la verità, di come in particolare con Matteo Salvini in questa fase avessimo lavorato molto insieme, no? Cioè di come il rapporto fosse tornato molto, sembrasse tornato molto solido. Io, ma 10 minuti prima che uscisse la nota su Mattarella, Salvini mi scrive sei sul tuo ufficio, salgo. Poi leggo la nota di Mattarella, che devo dire? Senta, vorrei cercare di andare avanti rispetto a quello che è successo. Abbiamo il suo punto di vista che è molto comprensibile, dice abbiamo un presidente che a me non andava bene, si potevano fare altre strade, sono convinto che da parte di chi ha provato le altre strade evidentemente non l'avrà trovata, solo per un motivo, perché il prezzo politico che pagherà per questa scelta c'è. Però vengo a lei. Lei, una volta che dice Mattarella è stato un errore clamoroso e... dice una cosa che è molto condivisibile secondo me gli scemi direbbero la pancia, io penso dalle persone che votano, la pancia non esiste, le persone che votano il centrodestra questa cosa la comprendono perché non riescono a capire per quale motivo non ci sia A, un nuovo presidente e B, perché non possa avere una tendenza di centrodestra e non è difficile da capire. Però c'è un tema, onorevole Meloni, e guardi, le svelo una cosa, che qualcuno dei suoi, graniticamente votando con lei e graniticamente essendo d'accordo con lei su tutto, teme come un rischio. La Meloni è molto coerente, ha fatto le cose giuste, non ha sbagliato nulla, ma stiamo attenti perché se continuiamo così ci isolano in uno straordinario anche successo elettorale dove non tocchiamo più palla. Non la dico io che sono un giornalista de sinistra, sì, no? Sì. Guardi, la dicono anche alcuni dei suoi hanno questo timore. Giornalista letto, di sinistra, vorrei che venisse censurata. Qualche editoriale che torna a raccontare Fratelli non d'Italia come un estremista. Partito impresentabile, eccetera. No. Scusi, non è su questo, non è l'impresentabile. Mi capire, però. Non dico impresentabile. Sì, però mi faccia capire, quelli che sostengono questa tesi, quindi, cioè, se non ti adegui anche tu, rimani da solo?
Beh, ma meglio soli che mal accompagnati. Non conti nulla. Non è vero che non conti nulla, perché in politica non incidi in scelte politiche di questo paese. Ma quali sono le scelte politiche? Le faccio un esempio. Vabbè. Oggi ci hanno ridotto a 10 giorni. No, le faccio un esempio sull'emergenza. Lei che però cosa? Mi faccia rispondere, perché sennò diventa difficile così. Non è che io e lei stiamo a facendo un'assemblea studentesca. Quasi. Quello che io le sto dicendo è: che vuol dire incidere? L'elezione di Mattarella è un modo per incidere? Certo. Sì? Certo. Ok, quindi ho eletto uno che non mi rappresenta, che lo voleva il PD, che l'ha eletto il PD 7 anni fa, ma ho inciso? Scusi, ma quello che sta succedendo al governo Draghi vuol dire incidere? Noi abbiamo la gente che non può più andare a fare la spesa perché il governo ti dice che cosa puoi comprare e che cosa no. E lei, secondo lei questo è incidere? Scusi, ma poi me ne albero io. Secondo me non è incidere quello. Secondo me quello è adeguarsi, che è un'altra cosa. Io non mi adeguo, va bene? E penso che alla fine, siccome lo decidono gli italiani chi incide e chi no, la democrazia arriva, Porro, piaccia oppure no. E non la decidono i giornali e non la decidono gli editorialisti. Perché quello che io vedo da anni è che una cosa è quello che scrivono i giornali e una cosa è quello che pensa la Benissimo. Gente. A me dei giornali non frega niente, Benissimo. Non li leggo proprio Benissimo. Più. Io guardo quello che vuole la gente. Le la fanno gente una legge vuole elettorale una proporzionale ed è fregata. Sì, lo sa questo. Sono fregata, vedremo. Se fanno una legge elettorale proporzionale. Vedremo se siamo fregati. Ma vedremo lei dice che non proveranno a fare una legge elettorale proporzionale. Vedremo se alla fine... Sì, ci proveranno. E vedremo se alla fine... Chi ci sta sulla legge elettorale proporzionale? Non lo so chi ci sta. Io no. Io non sono per la legge elettorale proporzionale. La gente che ci guarda a casa sappia che chi vota per una legge elettorale proporzionale in realtà non sta scegliendo una legge elettorale. Sta trovando un modo per turlupinare i cittadini. E cioè per prendere voti dichiarando che farà delle cose che poi non farà, per insultare gente con la quale si alleerà il giorno dopo. Se arriverà la legge proporzionale, Fratelli d'Italia presenterà una proposta con la quale chiederà che all'atto del deposito delle liste si depositi anche una dichiarazione nella quale si dice quali sono i partiti con i quali si è disposti ad allearsi in un'eventuale maggioranza di governo. E gli italiani sceglieranno, però sulla base di cose serie. Dopodiché guardi, sa quanti ne ho visti che si apparecchiavano una legge elettorale e andavano a casa grazie a quella legge elettorale? Non vi dimenticate che la democrazia è una cosa più complessa di quello che sembra e io credo che quello che manca agli italiani è una politica credibile che si assume le sue responsabilità, che non mente, che non fa giri incredibili, che non dice una cosa il suo esatto contrario con la stessa incrollabile certezza e determinazione prosopopea. Io non sono così e non mi adeguo, non mi piego, non mi interessa se tenteranno di dire la Meloni e Fratelli d'Italia in un angolo. Vedremo se saremo in un angolo perché, ripeto, ringraziando Dio, se finisco in un angolo, alla fine lo devono decidere gli italiani e io con loro mi voglio alleare adesso. Le faccio una domanda, visto che lei si sta arrabbiando anche con me. No, ma non mi arrabbio, è che poi diventa. Io lo sa che sono una ragazza fumantina, se lei mi provoca lo sa che poi rispondo. Che fai, mi provochi? Allora, la cosa che le volevo dire è un'altra. Mi ascolti un attimo. In realtà però lei ci ha regalato il suo vero alleato in questo momento, con cui voi avete fatto un comunicato. Io ero qua in diretta, ci siamo fatti 100.000 ore di diretta. Lei, i suoi quanti erano? 63? Sì. E i 208? Sommati avete fatto un comunicato all'unisono dicendo noi abbiamo votato tutti quanti la Casellati, sì. Che peraltro era una candidata di Forza Italia. Lei... là quell'alleanza non la potrà mai rompere proprio in virtù del fatto che se vi voglio dire candidata a governare questo paese lì dovete stare granitici. Guardi, scusi se qui, uso sempre questo termine. Non è questione di rompere l'alleanza. Io sono stata forse quella che più di tutti adesso anche su questo Porro, perché poi a me un po' manda i matti il fatto che indipendentemente da quello che tu fai, dai sacrifici che fai, siamo sempre tutti uguali, no? È sempre tutto colpa di tu. Ci sono quelli che hanno il coraggio di fare alcune scelte e quelli che fanno altre scelte. Io non le discuto, però oggettivamente no. Dov'è che tutto è cominciato? Noi abbiamo una legge elettorale che io non ho votato, che fu proposta dal PD, che fu votata da Lega e Forza Italia e che io denunciai. Guardate che questa legge è scritta per impedire al centrodestra di vincere. Perfetto, è andata così. Sì. Abbiamo vinto ma non abbiamo potuto governare. Dopodiché... avevo chiesto durante la campagna elettorale facciamo un patto anti-inciucio che governiamo solo insieme? No. E infatti poi c'è chi è andato al governo con i 5 Stelle. La Lega. Poi quando è cascato il governo 5 Stelle ci hanno fregato e si sono fatti il governo 5 Stelle e PD.
Quando è finito però il governo PD 5 Stelle, il presidente Mattarella ci ha detto che serviva il governo Draghi per... Io ho detto di no, perché? Perché quello che ha dimostrato l'elezione di questo capo dello Stato è che con questo Parlamento non puoi fare niente. Perché questo è un Parlamento delegittimato, dove non esistono delle maggioranze e dove non c'è nessuno che può prendere davvero delle decisioni. Ma scusi, il santissimo Mario Draghi l'ha visto i risultati del suo governo? Quindi, quando è arrivato Mario Draghi, invece di dire sì al governo... Lei è Presidente della Repubblica, lei, eh? Lei mi ricordo che disse una volta, facciamolo Presidente della Repubblica, Draghi. Io non ho mai detto facciamo Presidente della Repubblica. Andiamo Draghi, alle elezioni e facciamo Draghi Presidente della Repubblica. Lo se, me lo ricordo male? Ah, io ho sfidato Enrico Letta. Ah, sì, ho sfidato Enrico Letta perché diceva sì, dica, noi batteremo il centrodestra. Ho detto voglio vedere se verifichiamo. Infatti poi non l'hanno fatto perché loro non ci vogliono andare alle elezioni. Ma al di là di questo, voglio dire, io Draghi, come sa, non l'ho messo alla Presidenza del Consiglio intanto, a differenza di tutti gli altri. Ma al di là di Draghi in sé, io dico, perché noi abbiamo detto sì e siamo andati a fare un governo, noi, diciamo, una parte del centrodestra è andata a fare il governo con il PD e con i 5 Stelle, piuttosto che battersi con noi per avere una cosa normale, come tutte le democrazie. Ha visto il Covid in Portogallo? Ha visto che ieri ci sono state le elezioni in Portogallo? Non c'è nessun'altra nazione al mondo che usa anche il Covid per impedire agli italiani di votare. Ma noi diciamo è che non si può, anche noi diciamo, non si può andare, come fa a sinistra, non si può andare a votare perché c'è il Covid. Abbiamo un problema. Allora, se si fossero fatte un decimo delle cose che io ogni tanto sommessamente mi permettevo di dire, oggi noi non staremmo messi così. Questo è il problema, per cui non è questione alleanza, mica alleanza. Mi pare che siano gli altri che ma preferiscono è una un'altra alleanza. Alleanza non mega alleanza. Scusi, anche se pare... non cambiano la legge elettorale, lei nei collegi uninominali da sola non ci va, ci andrà con un'alleanza di centrodestra. Anche se non la cambiano, mantengono questa, onorevole Meloni, mantengono questa legge elettorale. Lì, questo oltre... si vedrà, perché io oggi... Ma come si vedrà? Oggi... Andate sicuro insieme, spero. Questo vedremo, ma vedremo come... Ah, non è sicuro? Guarda, io oggi oggettivamente ho delle difficoltà, Porro. Adesso io ho delle difficoltà in questo momento, per cui mi sto chiedendo molta chiarezza. No, io voglio chiedere chiarezza, perché se si sta nel centrodestra, secondo me si deve fare il centrodestra e non si può ogni volta scegliere il centrosinistra, che è quello che è accaduto anche stavolta. Tra l'alleanza del centrodestra e l'alleanza di governo si è scelta l'alleanza di governo. La notizia non gliel'ho data io, gliel'ha data qualcun altro. Ho capito, non usi questo argomento retorico. Nel collegio uninominale avete eletto lei, i centristi, Forza Italia e Lega, un candidato nel collegio uninominale che ha preso di tutti e quattro. Vedremo che cosa accadrà da qui a quando ci saranno le elezioni. Ma che vede qua dietro? Lei sta vedendo le immagini del Parlamento? Guardo le immagini di... Ma che gli frega le immagini del Parlamento? Così, guardavo, sono stata distratta. Stia concentrata sulla questione. La vedo aggressivo stasera, Porro. È curioso che lei sia aggressivo con me, però la vedo aggressivo. Valuterò. Guardi che adesso succede un casino sui social, dicono Porro attacca la Meloni e siamo a posto. No, però mi sembra un po' aggressivo, perché io sono venuta per fare un'intervista pagata, alla fine mi ha dovuto fare, come al solito, fare la figura della pazza, che è quella che vi piace tanto. Sono molto fiera di quello maniera, che ho fatto, sono molto convinta delle mie idee, molto convinta del mio percorso e molto convinta di voler dare alla maggioranza degli italiani di questa nazione, che sono di centrodestra, o meglio conservatori, la loro dignità. Ok? Con chi? Con chi vuole difendere la loro dignità. Lo vedremo. Per ora mi pare che le cose non stiano benissimo. A livello parlamentare, secondo me, il centrodestra non esiste più. Quali sono i passi che si devono fare ora, adesso, onorevole Meloni? Quali sono i passi per avere questo chiarimento? Sono in modalità, diciamo, non aggressiva. Ma guardi, i passi per avere questo chiarimento, ormai è tutto quello che si poteva fare, non si è fatto. Quindi, ma i prossimi? I prossimi? Vedremo. Vedremo, ecco, oggi sono molto arrabbiata. Vedremo, no, è vero, sei arrabbiata pure con me. Vedremo, perché il metodo, il merito, non... è oggettivamente tutto un po' sbagliato. La metto di buon umore? No? Vuole che la metto di buon umore? Proviamo. Ma quando è che sei arrabbiata così tanto? L'ultima volta che sei arrabbiata così tanto, quando è stata? Beh, stavolta mi sono arrabbiata molto perché c'ero già passata. Cioè? Quando? Beh, io ricordo che noi abbiamo fatto una riunione, sempre vertice di centrodestra, nella quale... si parlava del sostegno o no al governo Draghi e io chiesi, ma prendi in considerazione l'ipotesi di votare Draghi? No. E lo scopro da un'agenzia di stampa. Prendi in considerazione l'ipotesi di votare Mattarella? No. E lo scopro da un'agenzia di stampa. Insomma, un po' uno, no? Ecco, dopo un po'. La metto di buon umore con Cacciari. Vediamo se un intellettuale di sinistra mette di buon umore l'onorevole Meloni. Hanno perso tutti. Ha perso la politica, ha dimostrato per l'ennesima volta questo Parlamento di non saper fare altra scelta che quella della propria sopravvivenza. È incredibile che
che ci siano delle forze politiche o alcuni politici che dicono che bravi che siamo stati, che meravigliosa situazione, abbiamo garantito la stabilità. Cosa vuoi stabilizzare? Vuoi stabilizzare il fatto che abbiamo il record della disoccupazione giovanile? Vuoi stabilizzare che abbiamo il record della disoccupazione femminile? Vuoi che stabilizzare che cosa vuoi stabilizzare? Cambiare devi. No, invece la stabilità. Ma perché? Pure dicono ha vinto la stabilità e viva. La stabilità, ma le pare che la gente qui in Italia abbia bisogno di stabilità? Ha bisogno di riforme radicali, altro che di stabilità. Altro che di moderati. Moderati perché? Per fare che? Per andare dove? Per stare fermi? Fermi nella situazione in cui ci troviamo? È questa la stabilità? Non lo so. Arriveremo all'elezione diretta del Presidente della Repubblica? Io non sono assolutamente contrario, ma anche qui, veda, è tipico del modo di ragionare di questo cosiddetto ceto politico o dei nostri rappresentanti. Cioè, non si ragiona mai in termini di sistema. Bene l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma mica basta quello, no? Non sarà mica quello il problema. Adesso è apparso evidente che così il Presidente della Repubblica non possiamo continuare ad eleggerlo in questa forma scandalosa. E allora elezione diretta. E il resto? E il Presidente della Repubblica non c'entra niente con come funziona il governo, come funziona il Parlamento, come funzionano le regioni, come funziona l'elettorato, non c'entra niente? Questo è il tipico modo di ragionare di ceti politici impotenti. Ragionare sulla base dell'emergenza, inseguire l'emergenza. Si dà l'emergenza e la inseguo. Come ci fosse solo il Covid, come ci fosse solo il Presidente della Repubblica, sempre così. Il centrodestra è a pezzi? Sì, veda, però è diversa la questione. Vediamola con realismo. Il centrodestra esce a pezzi da questa prova, però stia tranquillo, il centrodestra, le politiche, sarà tutto insieme come sempre. E dall'altra parte come fanno con Di Maio e Conte, che lì è veramente battaglia all'ultimo sangue, e con il PD che dove sta, dov'è, cosa dice, cosa fa, cosa comanda Letta, chi comanda? Mistero. Incredibile come venga visto con una prospettiva completamente diversa la vicenda da un intellettuale che non sta certamente con il centrodestra, cioè vede i problemi del centrosinistra e poi dice alla fine il centrodestra troverà un accordo. Guardi, questa è anche la tesi che ho sempre sostenuto io, no? Perché io e lei abbiamo parlato di questo tema tante volte e tante volte io le ho detto la differenza tra noi e l'altra metà campo è che noi siamo insieme per compatibilità di visione, no? Cioè alla fine per convinzione, non per necessità. Dall'altra parte ti hanno sempre detto dobbiamo stare insieme per impedire al centrodestra di vincere. Noi abbiamo sempre detto dobbiamo stare insieme perché vogliamo fare una serie di cose che servono all'Italia. È per questo che però è più difficile capire dal nostro punto di vista, perché poi una serie di cose accadono, mentre è più facile capire la balcanizzazione che c'era nei partiti ormai privi di identità che ci sono a sinistra, no? Perché poi noi abbiamo parlato di noi, ma cioè quello che è successo nel PD, nel 5 Stelle, un disastro. Però, diciamo, proprio perché loro ormai hanno un problema di ancoraggio a un sistema di valori, noi no. Dopodiché, una cosa che voglio dire di Cacciari, che insomma non è una persona che viene dalla mia cultura politica, però da uomo libero dice sempre diverse cose intelligenti, secondo me è vero che il tema dell'elezione diretta del capo dello Stato da solo non è la soluzione dei problemi, però è vero pure che se avessero votato gli italiani per eleggere il capo dello Stato, Porro l'avrebbero eletto in un giorno e probabilmente sarebbe stato anche diverso. Per cui, anche qui, siccome ho sentito Renzi che rilanciava, lì c'è una proposta di legge di iniziativa popolare depositata da Fratelli d'Italia, sulla quale adesso io mi metto a raccogliere anche le firme online, perché adesso si può occupare la certificazione, e sfido il palazzo su questo tema, perché questa roba indegna che noi abbiamo visto tutta la settimana, appunto, con i franchi tiratori, i venduti che diventano quelli che contano più di tutti, è una roba che toglie dignità a tutta la politica. E siccome io faccio politica e non mi voglio far togliere la dignità da questa roba qui. Senta. Per cui credo che la democrazia diretta, credo che si siano dimostrate due cose. La prima è quella che le dicevo, questo Parlamento non è in grado di fare niente, andrebbe sciolto, punto. La seconda è che... E questo dura, questo Parlamento, vero? Era solo per questo che ci hanno
Lei è così convinto? Io l'ho detto, ma non sono, certo, non ho gli elementi così pratici. Lei dice che veramente poi alla fine il parlamentare per due o tre mesi di stipendio in più. Qua si confonde la stabilità con la, diciamo, conservazione. Ora, io sono un conservatore, cioè io sono il capo del Partito Conservatore, ma la mia idea del conservatorismo è un'altra, vuol dire conservare le regole, conservare le idee, non conservare la poltrona. Questi sono, diciamo, per l'immobilismo che in qualche maniera non possa rischiare di mettere a repentaglio la legislatura. Tra l'altro io ci vedo anche una grande contraddizione in questa vicenda, perché il presidente Mattarella ha fatto le sue scelte, con quelle scelte che io non condividevo ma che sono legittime per carità, ha garantito la durata della legislatura e viene rieletto dai parlamentari che sono stati, diciamo, tranquillizzati dalle Quindi scelte. In realtà, cioè, io vedo tutto un po', a me sembra, senta, tutto un ma po' ma secondo lei Mattarella veramente, qualcuno dice Mattarella sin dal primo momento ha capito che poteva fare la riserva della Repubblica? No, non rida, dica. Sì, lo penso anch'io. Cioè gli scatoloni... Beh, senta, io sono rimasta molto colpita, una cosa mi ha colpito, cioè? Che quando noi abbiamo eletto, quando noi abbiamo portato come candidato di bandiera Guido Crosetto ha preso 115 voti, Sergio Mattarella ne ha presi 124, sì. Cioè Guido Crosetto aveva 9 voti meno di Mattarella, presidente uscente. Io fossi stata Mattarella, presidente della Repubblica uscente, avrei detto, signori, non mi utilizzate per le vostre conte. Il silenzio del capo dello Stato in quell'occasione mi ha molto colpito e lì ho capito che forse le cose non stavano esattamente, diciamo, come si diceva, no? E in effetti poi il giorno dopo Mattarella ha preso ancora più voti e ha mandato a dire, cioè è uscita una nota, mi pare, del Quirinale, dove diceva il presidente non ha nulla da commentare. Lì, per chi sa leggere la politica, togliere... vuol dire andate avanti a casa mia, altrimenti avrebbe detto, scusate, bello tutto, ma non potete usare me per fare, perché lì c'erano quelli dei 5 Stelle che facevano la conta contro Conte, su sì, Mattarella, sì, sì, eccetera. Tutte beghe interne di corrente. Presidente della Repubblica uscente, per rispetto, non lo usi per le beghe interne. No? La componente centrista, quella che lei dice, ma non solo lei, che il centrodestra dice non aver votato poi per la Presidente Casellati, quella componente centrista del centrodestra è destinata a rimanere nel centrodestra, secondo lei, o non è più un partner? Guardi, Giovanni Toti... In una di queste riunioni, quando... E appunto, Brugnaro, mi sembra, sono i due, no? Sì, no, dicevo Toti perché per una cosa che ha detto. Ah, scusi. Quando noi votammo la Casellati la prima volta, la sinistra, come era prevedibile, disse noi non entriamo in aula. Avevano paura che alcuni dei loro parlamentari potessero votare con noi. Era insomma, nella tattica parlamentare era scontato, però io ho detto scusate, ma quante volte possono non entrare? Se noi continuiamo a votare, loro prima o poi devono entrare e li vinciamo. E... mi ha colpito perché appunto mi pare Giovanni proprio disse vabbè però noi questa cosa la possiamo fare una volta, poi bisogna cercare un'altra soluzione. E io ho detto Giovanni però scusami, se noi vogliamo tentare di portare un presidente di centrodestra, cioè uno ci deve stare un po', con un po' di convinzione. Certo. Ma non è che ci siamo a tutti i costi, mi ha colpito. Senta, lei può immaginare in prospettiva delle primarie di centrodestra, cioè cercare una soluzione per mettersi d'accordo e identificare un portaparola? Perché questo obiettivamente, se volete rimanere uniti... Io sono uniti... sempre stata favorevole ovviamente alle primarie, figuriamoci, stanno nello statuto di Fratelli d'Italia. Per quello dico, le proporrà? Per cui sì, però io credo che adesso vada ricostruito la base. Che vuol dire esattamente? Però mi faccia capire che io vuol dire credo questo. Che l'ha detto anche prima. Il centrodestra vada ricostruito da capo, insomma, su queste basi diventa oggettivamente difficile. Non penso che si possa adesso far finta di niente, ci rivediamo fra una settimana, scordammi su passata. L'ho già fatto e riandata così. Quindi io adesso devo fare... Cioè, è bene che Fratelli d'Italia faccia la sua riflessione e bisogna ragionare di un sistema di alleanze nel quale ci sia la volontà, ferma volontà più di ogni altra cosa, di rappresentare questa metà campo, come abbiamo fatto sempre noi. Poi sarò velleitaria, non lo so, però mi pare questo. Cioè nella vita le cose le fai se sei determinato a farle, perché se dopo la prima volta che inciampi tu ti rassegni, e non puoi, siccome questi dall'altra parte sono cattivi nel senso determinati, vinceranno sempre loro. Allora o smettiamo e facciamo testimonianza, ma a me non va di fare testimonianza. Io voglio salvare la faccia degli italiani conservatori. Gli voglio dare qualche soddisfazione.
Perché sì, le facce basite delle persone che la pensano come me, come lei, come tanti altri, non è che non le abbiamo viste. Ecco, io gli voglio togliere qualche soddisfazione. Però le dico la verità, per far arrabbiare che mancano tre minuti, le dico la verità, però c'è un problema diverso, che però quando voi trovate, io non ne do un giudizio personale ovviamente, però dalle amministrative in poi, un deficit nell'identificare, indipendentemente dalla bravura e della qualità delle persone, un candidato di centrodestra che possa avere o il consenso popolare o il consenso in Parlamento, io un'auto non coscienza, che mi sembra molto esistita, me la farei, perché Roma, Milano, guardi, Torino, adesso, tra l'altro c'era un candidato della società civile. Adesso sulle amministrative sicuramente ci sono state delle difficoltà, ma ad esempio, siete maggioranza del paese, ma non avete tre. Però ad esempio, Porro, scusi, ma sui candidati alla presidenza della Repubblica, a lei pare davvero che non ci fossero delle figure degne ma di ricoprire certo quell'incarico? Sì. Ma certo che sì, ma, ah, non, ecco, ma di che discutiamo? E allora ma non abbiamo il problema. No, certo, no, non sì, abbiamo il problema a scegliere quelle persone, perché appunto sui candidati alla presidenza della Repubblica, no, mi pare che da quelli più identificati, come potevano essere ma Marcello sì, Pera, a quelli più istituzionali come la Casellati, a quelli più diciamo meno politicizzati come Carlo Nordio, abbiamo tirato fuori dei nomi di tutto rispetto. Il punto è che dall'altra parte ti dicono no, perché voi fate schifo, e da questa parte c'è qualcuno che dice sì, hai ragione, metticelo tu. Quello mi pare il problema, e non volerci credere. Allora, l'onorevole Meloni non è di buonissimo umore questa sera, Gene Gnocchi. Quando quindi sono arrivata ero di ottimo umore, lei che mi ha Innervosito la Meloni, tu adesso mi ha dovuto far arrabbiare. Ho fatto arrabbiare la Meloni, colpa mia. Gene Gnocchi invece sarà un po' più gentile e cercherà di non farla arrabbiare. Sono gentilissimo con Giorgia, volevo solo intanto dirle che se Giorgia ha intenzione di ricostruire il centrodestra, la consiglio di farlo subito, perché c'è per le ristrutturazioni c'è il bonus del 110% e quindi sarebbe poi bonus facciate, esatto. Poi volevo dire a Giorgia che tutti dicono di aver vinto, l'unico partito che ha vinto l'elezione per il Quirinale è questo, glielo faccio vedere, questo è l'unico partito che ha vinto. E poi ti voglio anche segnalare, Giorgia, che Salvini, forse tu non lo sai, ma ha cercato di intestarsi i tuoi candidati. È una cosa incredibile. È uscita questa cosa, te la faccio vedere. No, vabbè. Sì, è questa cosa qua. Tu devi tenerne conto di questo. Salvini sta già depositando il nome di un nuovo partito, Centrodestra Viva. Però io credo, Giorgia, che se si va alle elezioni tu avrai un grande risultato, te lo dico, perché è in progetto un film che parlerà appunto delle elezioni politiche del 2023 e sarà questo, il tempo delle Meloni. Ecco, l'ultima cosa, ti faccio una domanda: il centrodestra l'abbiamo visto si è rotto, il Movimento 5 Stelle si è rotto, il centrosinistra si è rotto, riesci a immaginare quanto che cosa si sono rotti gli italiani? Ecco, ce la fai a immaginare? Questa l'ho prevista, no, grazie, no, lo capisco bene. Grazie Gene Gnocchi, grazie al Presidente Meloni, tra poco grazie con Flavio voi. Briatore, cosa è successo con questi ristori, queste chiusure, la grande paura e questo yacht, cioè un sequestro che gli avevano fatto.